Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Sette9000 è tornato e oggi vi voglio portare un video un po' particolare, ovvero non è una cosa che ho mai fatto, ma c'entra con quello che faccio, nel senso che ho acquistato un certo numero di manga, ottenuto da parte i soldi, e sono andato con dei miei amici ad acquistare manga, ne ho comprati circa 15 e volevo fare questo video appunto di, chiamiamolo così, insomma, acquisti di fumetti, acquisti di manga. Quindi direi di iniziare con serie. Allora, ho preso un po' di serie. Iniziamo con quelle che già si conoscono, così non c'è bisogno di molti fronzoli. Allora, direi di partire con allora, One Piece. One Piece io non ho molti numeri, faccio molti salti. Comunque ho preso, allora, con calma, ho preso il volume 5, qua, poi il volume 6, questo, volume 7, si vede, sì, volume 7. Volume 8 e infine volume 9. Ho preso questi 5 volumi. Qua, se riusciamo, cameraman, per favore. Ho preso questi 5 volumi, più che altro perché sfizio mio, nel senso volevo qualche numero di One Piece vecchio, siccome li sto facendo comunque. Volevo iniziare a completare la serie, ecco. One Piece lo conosciamo tutti, quindi direi che non ha bisogno di presentazioni. Per chi non lo sapesse, Wikipedia. Allora, dopodiché, dopo One Piece, cosa, scusate se faccio così, ma ce li ho qua, quindi devo anche prendere. Ho preso un'altra serie che sto facendo, ovvero Dragon Ball. Dragon Ball però versione Evergreen, quella con la sovracopertina verde, come dice appunto Evergreen. Ho preso solo due numeri, ho preso il volume 10 e il volume 11. Eccoli qua. Ho preso questi due volumi perché ho tutta, diciamo che dal 12 fino a dove sono ora, che è circa, che è il 38 tipo, li ho tutti. Mi mancavano solo dall'1 all'11, saltando il 9 che ce l'ho già. Quindi ho iniziato prendendo appunto questi due, il 10 e l'11, perché completano un pezzo di serie che mi manca. Il resto poi lo prenderò con calma. Anche Dragon Ball penso non abbia bisogno di spiegazioni. Tutti lo conosciamo, no? Dopodiché ho preso il manga proprio più fresco di questo mese, quello nuovo che è appena uscito, ovvero Naruto numero 68. Anche qua, anche in Italia siamo quasi alla fine con i numeri. Anche Naruto, conosciamo tutti la sua storia, quindi non c'è bisogno di spiegarlo. È assieme a One Piece e Dragon Ball tra i manga più famosi al mondo. Ah, ha un grande successo comunque. E mi piace, mi piace. Molto bene, dopodiché ora passiamo a una serie che io non è che sto proprio facendo, nel senso la sto prendendo su consiglio di un mio amico a battaglie, ovvero sto parlando di Bleach. Allora, qua di Bleach ho preso i volumi 18, volume 19, volume 23, bello spesso tra l'altro, volume 23. E volume 24, tutti a un prezzo di copertina di 4,50 euro. Non li ho detti gli altri, scusate, Naruto 4,20 euro, Dragon Ball da 4,20 è salito a 4,30 euro, One Piece grazie a Star Comics è sempre 3,90 euro. Scusatemi, me li ero dimenticati. Perché ho preso solo questi numeri di Bleach? Perché appunto, essendo che io comunque la serie non la sto facendo in maniera, come si dice, che voglio prendere tutti i numeri subito così, si può anche aspettare. Sto prendendo, diciamo, le migliori battaglie. E appunto il mio amico mi ha consigliato questi quattro numeri dove ci sono due tra le migliori battaglie. Ovviamente sono ristampe, ragazzi. Per chi non lo sapesse, comunque Bleach, un po' la trama. Allora, semplicemente questo ragazzo, Ichigo Kurosaki. Aspetta, intanto faccio vedere. Qua, sul volume 19, si vede. Ichigo Kurosaki è praticamente un ragazzo normale, uno studente, che riesce a vedere questi spiriti, diciamo, si chiamano Hollow, se non ho capito male. Riesce a vederli, questa è una cosa particolare, e la sua vita cambia quando praticamente diventerà anche lui uno Shinigami, ovvero da semplice studente diventerà anche lui una specie di spirito, un essere, se non ho capito male, che caccia gli Hollow, cioè ci combatte contro, quindi per il fatto che sulla Terra bisogna equilibrare tra Hollow ed esseri umani, una roba del genere, non mi ricordo bene, magari poi ho detto una cazzata e mi linciano. Comunque, dopo Bleach mi sono cimentato, ho preso i primi due volumi, più che altro perché facevano 1-2, poi saltavano al 7, quindi ho voluto aspettare, non l'ho voluto prendere in fretta.
molti di voi magari mi manderanno a cagare perché lo considerano brutto, ma volevo provarlo. Ho preso Fairy Tail volumi 1 e volume 2. Allora, per chi non conosce Fairy Tail, giusto un rapido sguardo intanto sulla trama. Allora, questo è il protagonista. Qua. Che ombra. Facciamo di qua. Questo è il protagonista, però Natsu. E praticamente, velocemente la trama. Allora, siamo nel regno di fiore, si chiama così il regno. La magia qui è all'ordine del giorno, praticamente si trova come l'acqua, la trovi dappertutto. E i maghi si riuniscono in gilde dove svolgono varie missioni. Una specie di classico, comunque, lo vediamo anche in altri manga, anche in videogiochi lo vediamo, anche della serie Pokémon. Sto parlando di Pokémon Mystery Dungeon. Comunque, il protagonista, ovvero Natsu, ovvero questo qua, padroneggia l'elemento del fuoco, è una magia molto potente, e è in viaggio assieme, allora, è in viaggio per cercare un dragone, assieme a questo gatto qua che si chiama Happy, è un gatto blu volante. E come ho già detto, appunto, padroneggia il fuoco e fa parte della compagnia chiamata appunto Fairy Tail. Ho preso i primi due volumi, poi se mi piacerà, cosa che penso che prenderò anche gli altri, ripeto, non sono andato oltre perché... Dal numero 2 saltava direttamente al 7 e mi perdevo un pezzo, cioè incredibile. Poi ragazzi, ultimo ma non per importanza, mi sono preso questo no, vi consiglio di prenderlo, fa parte della serie Ken la leggenda, ovvero quei manga che hanno a che fare con personaggi secondari della storia di Ken il guerriero. Questo è un volume unico. Fairy Tail 3,90 prezzo di copertina, scusate, non dimentico sempre. Volume unico, questo a prezzo di copertina è di 4,50 e sono stato fortunato perché io l'avevo visto a 6,90 euro, l'ho trovato a 4,50. Sto parlando di che cacchio è? Yuria, allora, della serie Ken la leggenda. Qua dietro vediamo una piccola trametta, ve la leggo. Allora, chi era davvero Yuria, la donna al centro delle attenzioni dei guerrieri di Hokuto e di Nanto? Scopriamo qui parte del passato del più importante personaggio femminile dell'intera saga di Ken il guerriero. Rapidamente, allora. Appunto, questa Yuria deve partire per un viaggio. Ha una particolarità che lei ha una specie di premonizione, diciamo, su questo viaggio. Nel suo sogno vede che l'aereo praticamente precipita, però ciò non accade. E vivrà in Giappone per un bel po' e sposerà Ken, Kenshiro, ovviamente, Ken il guerriero. Più avanti, Yuria, dopo qualche anno in Giappone, si ammalerà e verrà curata temporaneamente da sempre un altro personaggio che troviamo in una delle storie di Ken la leggenda, di un volume 6 di 6, per fortuna questo è unico, così me lo sono subito tolto. Comunque, verrà curata da un altro personaggio, dicevo, temporaneamente. Essendo volume unico, comunque la storia è abbastanza, diciamo, corta. Ho voluto prenderla proprio perché, essendo che io avevo già Rei che fa parte della scuola di Nanto, ho voluto prendere anche questa serie che è la leggenda. Mi mancano ancora Rao e come si chiama? Koti mi pare, l'altra serie. E niente ragazzi, allora io ho finito in sostanza, i miei nuovi manga erano questi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertito a farlo perché essendo una roba nuova per me, cioè, me la sono anche abbastanza lavorata. Comunque. Spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito se vi è piaciuto ditelo con un mi piace, un commento positivo, condividendolo dove volete. Mettete mi piace se volete anche alla pagina di Facebook che come nei video vi lascio in descrizione. Che luce pazzesca. Sto provando nuove illuminazioni per il mio canale, per i miei video. Basta. Anche alla pagina Facebook che come nei video vi metto in descrizione e se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Siamo anche aumentati un po'. Da 79.000 stavolta è tutto, linea allo studio.